Buongiorno, in questo video spiegheremo il nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 in ragione dell'emergenza sanitaria coronavirus. A seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, la Commissione ha riscontrato il sovvertimento della struttura della domanda e dell'offerta in una pluralità di filiere produttive. Questo comporta rischi gravi per l'economia reale e una possibile crisi di liquidità. Ai sensi dell'articolo 107, comma terzo, lettera B del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno o più Stati membri. Si tratta di un regime emergenziale, quello di cui parliamo, istituito in tempi brevissimi dalla Commissione europea e dopo una consultazione accelerata con i governi nazionali. Al momento, l'applicazione del regime temporaneo è prevista sino al 31 dicembre del 2020. L'aiuto e gli aiuti potranno assumere diverse forme e segnatamente essere aiuti diretti, anticipi e sconti fiscali, prestiti e garanzie sui prestiti di derivazione pubblicistica, prestiti e garanzie su prestiti veicolati tramite istituti bancari e misure di supporto all'export. Gli aiuti, quando concessi, dovranno rispettare determinati importi e determinate condizioni. In particolare, gli aiuti non dovranno eccedere la somma di 800.000 euro per impresa e dovranno essere concessi nell'ambito di un regime di aiuti con un budget preventivato. Il beneficiario, inoltre, non doveva essere un'impresa in difficoltà a far data dal 31-12-2019. Potranno invece essere aiutate le imprese entrate in difficoltà a seguito di tale data e soprattutto dopo l'emergenza sanitaria coronavirus. Gli aiuti per le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli non dovranno essere trasferiti ai produttori di base. Questo in quanto per i produttori di base vi è un regime specifico che andiamo immediatamente ad esaminare. Per l'agricoltura e l'acquacoltura e la pesca, l'aiuto non dovrà eccedere la somma di 120.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per le imprese attive nei settori della produzione agricola primaria. Inoltre, gli aiuti concessi al settore agricolo non dovranno essere condizionati all'immissione di specifiche quantità di prodotto su determinati mercati. Anche per questi due settori, pesca e agricoltura, si confermano le condizioni generali, cioè gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di regimi a budget preventivato e ad imprese che non siano risultate in difficoltà al 31-12-2019. Al nuovo regime più flessibile si accompagnano anche però degli obblighi di trasparenza e in particolare gli stati dovranno registrare le misure concesse su un apposito sito web istituito dalla Commissione europea. Vi sarà un obbligo di report annuale alla Commissione europea sulle iniziative intraprese che prevedrà la presentazione di una lista delle misure adottate da inviare a Bruxelles entro il 31 dicembre del 2020. Inoltre, le amministrazioni nazionali dovranno mantenere la documentazione sugli aiuti concessi per il periodo di 10 anni. Una breve valutazione di sintesi del nuovo regime. Si tratta di una misura senza precedenti che riprende, ma solo in parte, il regime degli aiuti post-crisi finanziaria del 2008, potenziandolo fortemente. Si tratta di una flessibilità concessa agli stati nel dare aiuti alle imprese, in deroga alle regole vigenti, chiaramente, che si combina con la flessibilità concessa su altri fronti, come il patto di stabilità e crescita, e si pensi in questo caso in particolare ai requisiti di deficit. La misura della Commissione europea si aggiunge inoltre agli interventi straordinari delle ultime ore previsti dalla Banca Centrale Europea e in prospettiva agli interventi che potranno essere condotti anche attraverso la Banca Europea per gli investimenti. È chiaro che le nuove regole concedono flessibilità agli stati e che però le misure dovranno essere declinate a livello nazionale e locale. Dovremo quindi vedere come la flessibilità sarà sfruttata da un lato a Roma in sede ministeriale e da un lato su scala locale da parte della nostra amministrazione provinciale. Nel link che trovate in fondo a questa diapositiva potete accedere direttamente al testo della nuova comunicazione sul regime transitorio, disponibile ad oggi solo in lingua inglese e che nelle prossime settimane verrà tradotta in tutte le lingue dell'Unione.
Per ulteriori dettagli e soprattutto per avere un supporto specifico anche per quanto riguarda le misure tramite prestiti e garanzie, vi lasciamo i nostri contatti e vi ringraziamo per l'attenzione.